Salve a tutti ragazzi, sono Mr. X e questa è la seconda parte di Resident Evil Dead Aim. Praticamente un gameplay che ha realizzato Chiara e che sto commentando io. E adesso di conseguenza, ragazzi, scendiamo momentaneamente le scale perché qua adesso dovremo attivare, diciamo, una scheda che permetterà, diciamo, di aprire determinate porte su questo pannello qua. Utilizzando quindi la scheda che controlla la serratura magnetica, abbiamo utilizzato la chiave degli ospiti. Sbloccando quindi queste due porte, adesso dovremo fare un giro un pochettino complesso, ragazzi, perché qua è facile andare un po' in confusione. Pertanto seguite questa strada qui e mi raccomando, fate decisamente attenzione agli zombie che potremo incontrare qua. Quindi andate subito in questa porta qui a sinistra. Seguite il corridoio, mi raccomando, senza preoccupazioni, perché qua ci saranno certi zombie. Esiste la possibilità di far saltare in aria quella scatola lì contenente dell'esplosivo, però non è molto efficace perché bisogna aspettare che gli zombie vengano un pochettino da vicino e non è che causa delle esplosioni eccessive. Comunque, indipendentemente da tutto, ragazzi, grazie alla pistola e ai tanti colpi che abbiamo, che poi tanto dopo troviamo e tutto, possiamo anche tranquillamente farli fuori senza grossi problemi o altro. Attenzione che qua magari ce ne possono essere altri. Avviciniamoci lentamente ed entriamo in questa porta. No, questa è chiusa. Ok, proviamo l'altra qua a lato. Perfetto. Oh, perfetto. Raccogliamo le munizioni della pistola. Poi guardiamoci qua attorno. C'è una piantina lì. Perfetto. Ok, qua è presente un file in bagno, mi sembra un fax urgente di Parigi, se non ricordo male. C'è un documento ripiegato due volte. Hanno rapporto regolare 1162. Piccolo easter egg, ragazzi, 1162, che cos'era? Non era altri che il codice per aprire la cassaforte relativa a Resident Evil 2, dove trovavi con Claire, mi sembra, i colpi della balestra o altro, e la mappa, mentre con Leon il fucile, i proiettili per il fucile, la pompa e giustamente la mappa nella grande porta azzurra dove era piena di zombie al piano terra. Niente, ragazzi, qua stanno parlando del furto di materiale bioorganico, ovvero il virus T nei laboratori di Parigi. E che questo Morpheus è ossessionato dalla sua bellezza che continua a crescere e inoltre ha subito un recente intervento di chirurgia estetica per sembrare più giovane. L'avete visto, ragazzi? Ecco perché l'avete visto tutto così bello in ordine tutto. Eliminare le cose brutte da questo mondo per far prevalere la bellezza. Di conseguenza, ragazzi, abbiamo capito che Morpheus è completamente andato giù di testa. Ora possiamo uscire dal file. Attenzione a questo zombie qui, Se non erro, dovrebbe rialzarsi nella modalità difficile, quindi a noi non crea grossi problemi. Poi questa è la porta chiusa, giustamente. Qua siamo a posto, possiamo anche uscire direttamente da questa stanza qua. Buona, entriamo in questa stanza qui, che è quella opposta praticamente, sempre in questo medesimo corridoio. Attenzione agli zombie, mi raccomando. Metto a posto. Buono, entriamo in questa stanza qua. Per trovare un altro corridoio, facciamo attenzione. Questa è chiusa, a noi non ci interessa. Qua in fondo è presente una piantina che recuperiamo. Abbiamo presa, perfetto. Poi, attenzione che è apparso uno zombie lì dal nulla. Vabbè. E è anche inutile star lì a diventare matti perché questi zombie qui effettivamente tanti colpi, ripeto, li troviamo sempre. E tanto vale non sprecare un eccesso di energia anche perché questi zombie qui fanno un po' male. Anche se c'è da dire che come personaggio è piuttosto resistente perché ci saranno dei momenti dove Chiara si è presa delle legnate, non per colpa sua, ma proprio per la difficoltà appunto relativa al gioco. Abbiamo trovato una pistola silenziata che è decisamente molto forte, ragazzi, che avremo modo di utilizzarla più tardi, però è decisamente più forte. E come avete visto in precedenza, la piantina. Qua in bagno non c'è nulla e quindi possiamo uscire da questa stanza. E seguiamo sempre il corridoio. Perfettamente. Ed entriamo subito in questa porta qua, ragazzi. Bom, perfetto, perfetto.
Buon ragazzi, qua possiamo fare la scorta di tutte le munizioni che vogliamo. Perfetto. Qua esiste una macchina da scrivere, se volete salvare nel caso vi serva. E possiamo andare avanti. Boh. Seguiamo sempre il corridoio. Guardate qua sulla destra è presente una piccola stanza aperta con dentro uno zombie. E qua dovremo raccogliere della roba molto molto interessante, ragazzi. Attenzione, mi raccomando, lo zombie. Boh. Occhio che è ancora vivo, eh. Aspettiamo che si rialzi. No, ancora vivo. Vediamo se c'è qualcosa qua. Ok, una tesserina. Ok, se ne è rialzato uno. Abbiamo trovato una carta d'identità, che è un file importante, ragazzi. Lì c'era anche uno zombie. Accidentaccia! Scappiamo subito. Boh, scusate, eh. Abbiamo sbloccato la porta e adesso vediamo dunque orientamento, sì, giusto in questa. Ok, ragazzi, qua vediamo se abbiamo già raccolto tutto. E qua è piuttosto semplice avere un po' dei lapsus di smarrimento, perché avete visto che bene o male le stanze si assomigliano un po' tutte. Comunque l'obiettivo adesso è ritornare qua nella hall. Ritorniamo già qui giù al pannello dove abbiamo inserito l'altra scheda per sbloccare altre porte. Avete visto? Utilizziamo sempre la scheda, mi raccomando, per sbloccare le porte del primo F, del primo piano, first floor. E adesso dobbiamo andare praticamente qui sulla destra. Ok, ragazzi, qua ci sarà da divertirsi, eh. Facciamo molta attenzione. Allora, vi dico subito una cosa, abbiamo un limite per 6 unità di colpi, che possono essere munizioni per il fucile, per il lanciagranate, per la magnum, quindi gestite lo spazio, mi raccomando, in base alle vostre necessità. Poi seguiamo sempre la strada, abbiamo visto che c'erano degli oggetti interessanti, qua non c'è nient'altro, e poi proseguiamo per questa porta metallica. Facciamo attenzione agli zombie qua. Perché poi si rialzeranno dopo aver preso il fucile. Prima prendete le munizioni che del fucile, che è meglio. Fidatevi. Ah, sì, non possiamo portare altri oggetti. Vabbè, raccogliamo le munizioni del fucile. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. No, non possiamo prendere altri colpi. Maledizione. Vabbè, prendiamo il fucile. E adesso questi si rialzeranno. Dobbiamo fare una fuga super ultra mega galattica, se no questi proprio ci romperanno le scatole. Aiuto, l'abbiamo schivato. Mamma mia. Boh, possiamo uscire da qua. E adesso abbiamo il corridoio qui sulla destra, se non sbaglio, esatto. Eccolo qui. Vediamo un attimo. Ok, dobbiamo sempre proseguire per quella strada qui. Sempre dritto, 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 dritto. Qua c'è una piantina, raccogliamola subito. Ops, vediamo se qua ho dimenticato qualcosa. Ah, ok, e questa è la strada, mi sa. Sì, è questa, scusatemi. Questa è la strada giusta. E questa era la porta da andare, ok. Boh, siamo all'esterno, ragazzi. Siamo all'esterno, adesso ci sarà veramente da ridere. Ok, adesso attiviamo Unlock. Dobbiamo prendere questa chiave qua sul pannello. La chiave di manutenzione. Adesso si aprirà, diciamo, questo coperchio qua, che è presente un portello pressurizzato con un passaggio sotterraneo, per modo di dire sotterraneo, comunque porta al di sotto della nave. E adesso dovremo trovare assolutamente una valvola per l'apertura. Questo è un rapporto di amministrazione, che oggi inizieremo i miglioramenti strutturali. La maniglia per aprire e chiudere il portello dello scarico della vasca al primo piano è arrugginito e dovrebbe essere sostituito. Terremo quello attuale nel magazzino del primo piano per ogni evenienza. Quindi, ragazzi, abbiamo ancora una stanza da visitare, che è quella, una di quelle che abbiamo aperto con la tessera. Se eravamo entrati in quella di destra, adesso dovremo entrare in quella di sinistra. Quindi, ragazzi, come gioco è anche piuttosto intuibile. Mi raccomando, adesso cerchiamo di evitare gli zombie perché sono un po' tanti. E quindi seguiamo esattamente questa strada qui, andando praticamente dall'opposto, sbloccando quindi la porta, giustamente. Ecco, perché se andavamo in quella porta qua, giustamente era
chiusa e dovevamo per forza fare il giro opposto. Adesso dobbiamo di nuovo ritornare nella hall qua. Esattamente. Perfetto. E andare nell'altra porta sulla sinistra. Perfetto, seguiamo il corridoio ed entriamo in questa piccola porta. Benissimo. Ok ragazzi, qua era un po' incasinato perché c'erano tanti tanti zombie che infatti mi hanno morso, mi hanno fatto male cane. Però c'erano alcune porte che dovevamo per forza visitare perché qui c'era della roba molto molto utile. Allora, in primis ho preferito farlo subito. Utilizziamo quindi la chiave per aprire questa saracinesca. Quindi una volta aperta non abbiamo più nessun tipo di problema, ragazzi. Perfetto. Ora, ragazzi, prima di entrare qua vi consiglio di prendere le cose facendo proprio una cosa mega ultra galattica. Vabbè, avete visto come cavolo corrono questi zombie? Mamma mia, sono proprio delle furie. Ed entriamo nella porta 305, che è questa. Raccogliamo. Oddio, era in bagno, mamma mia. Muori. Ok. Allora, raccogliamo l'erbetta. E ci ho visto delle munizioni qui su. Eccole qua. In bagno mi sa che non c'era proprio nulla, va bene. Boh, una stanza era questa. Poi cerchiamo l'altra che era qua intorno, mi sembra. Che era la numero. Questa era chiusa. Forse era qua dietro, ragazzi. Aspettate, ok, c'è uno zombie qui che rompe un po' le scatole, tantomeno liberarcene. Che è la 300. Oh, per essere 7 mi sembra, non ho visto bene. E troviamo la semiautomatica, ragazzi. La pistola semiautomatica che è veramente utilissima. Ops, è uscito fuori uno zombie dal cesso, però noi non ci curiamo di lui. Tanto vale adesso tornare indietro. Buona. No, 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 questa qua no. Vediamo se c'era ancora un'altra porta. Mi sembra che c'era ancora qualcosa. No, no, possiamo adesso ritornare da questa zona qua e entrare qua dentro. Adesso ragazzi siamo di nuovo nella hall. Qua nell'angolino di sinistra è presente una piantina. Boh. E adesso andiamo subito in questa porta qua a sinistra. Perfettamente. Boh. Ok ragazzi. Facciamo attenzione, attimo di respiro ed entriamo qua dentro. Ok ragazzi, in questa specie di casino, ragazzi, dobbiamo assolutamente raccogliere in primis questa piantina qua. Poi era presente un file qui sul tavolo, che è una specie di lettera in una busta, che non è altro che la lettera del cameriere, che parla al fratello, che si trova in questa nave di lusso qui, che però, se non ricordo male, era stato. Che ha visto molti personaggi famosi. E che è un cameriere. Che vengono da molti paesi per discutere di affari. Che è la nave di proprietà di una nota azienda, ovvero l'Umbrella. Perfetto. Ok. Ok, munizione della pistola, raccogliamole. Altre munizioni, va bene, non abbiamo più spazio, perciò. E andate subito in questa porta qui che troviamo. Questa qui subito appena sulla destra, mi raccomando, questa qui. Buono, perfettamente, seguiamo questa qua bianca. Buono, giusto, giusto. Seguiamo sempre il corridoio e per arrivare al magazzino. E qua nel magazzino dovremo trovare delle munizioni, giustamente, e un diario. Diario di un membro dell'equipaggio. Oggi è il mio centesimo giorno a bordo. Non è che ci sia molto altro da dire. Questo posto è una tale noia. Esattamente.
aspettavo molto perché questa è una nave da crociera di lusso, ma ho capito che non c'è praticamente differenza rispetto a valore su un cargo. Finalmente ho qualcosa da scrivere. Oggi un gran container è stato portato nella sala delle presentazioni, che si trova dopo la sala caldaie. Di recente molte persone sono entrate e uscite da quella sala. Mi chiedo che cosa sia succede là dentro. Sono curioso perché l'equipaggio non può entrare in quella stanza. Oggi ho visto un segno rosso attraverso una crepa nella copertura di una delle casse del carico. Credo sia un simbolo che indica armi biologiche e chimiche. I passeggeri continuano a entrare e uscire di quella stanza. Forse c'è una porta nascosta nella stanza, ma non saprei dire dove porti. Oggi il mio capo mi ha sgridato perché non sto attento sul lavoro. Che rompiscatole? Farò meglio stare più attento perché ho davvero bisogno di questo lavoro. Adesso che abbiamo tutto, ragazzi, guardiamoci attorno. Questa è la famosa valvola che vi dicevo in precedenza. Prendiamo la maniglia. Bon, e usciamo e guardiamoci attorno. Qua c'è un'altra piantina. Osti, munizioni del fucile. Ma porca miseria. Vabbè, possiamo buttare una scatola di munizioni al fine di prendere questa. E prendiamo l'erba verde. Attenzione, ragazzi, che qua c'è un piccolo filmato. Guardate, è Bruce che sta sentendo dei rumori strani. Si sta avvicinando alla finestra. Una manata che gli viene addosso e lo tramortisce. Questa manata, ragazzi, non è altri che, diciamo, dei tentacoli di un Tyrant, del Tyrant 091 che incontreremo poi più tardi. Questo è Fong Ling, ragazzi, che ha visto la nostra manovella e adesso di conseguenza ce la ruberà. E la parte 2 si conclude, ragazzi, dove si aprirà poi la parte 3, dove dovremo utilizzare appunto Fong Ling e aprire quella famosa porta pressurizzata in fuori esternamente la nave, ragazzi. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti!